classica A S M R. Allora, da come avrete potuto notare dal titolo e dalla fotocopertina, sono qui per parlarvi di un libro che ho avuto l'onore di ricevere direttamente in collaborazione dall'autrice, ovvero Valentine Comperlato. Il libro in questione è questo qui e si chiama Effimera libertà, un segreto difficile da confessare. Ovviamente sotto nell'info box, oltre al link della wishlist che vi lascio sempre, vi lascerò anche il tag per IG di Valentine, così potete andare a seguirla appunto su IG, ed è anche più facile per voi poi andare nel link del libro se vorrete acquistarlo, e io ve lo consiglio perché per quanto mi riguarda tutti quanti dovrebbero avere questo libro tra le mani, questo libro nella propria libreria. Poi appunto, andando avanti con il video, saprete il perché. Io ci tenevo a ringraziare nuovamente Valentine per l'opportunità e la possibilità che mi ha dato, per la fiducia nei miei confronti, per avermi appunto mandato questo gioiellino, questo libro in collaborazione. Sono un sacco emozionata, quindi scusate se sbaglierò qualcosa o non lo so, ma vi giuro aiuto. E quindi veramente ci tengo anche un sacco che andiate a seguire Valentine, perché è una ragazza fantastica, di una dolcezza veramente disarmante, un sacco disponibile e gentile, veramente merita molto di più. Quindi, che state facendo ancora qui? Andate subito a seguire Valentine e poi ritornate qui nel video. Come sempre, quando vi faccio le recensioni dei libri, che siano collaborazioni o libri miei, vi leggo sempre la sinossi, così da rendervi ancora magari più curiosi. Ecco, e poi appunto dopo aver letto la sinossi vi dirò il mio pensiero. Facciamo un po' di suoni prima con le pagine. Perdonate anche le condizioni, raga, ma ci sono 500.000 gradi all'ombra. Mi ero pure fatta la doccia pensando di rinfrescarmi prima di fare i video, la live, ma a quanto pare ho fallito. Però vabbè, allora. Lena, una ragazza giovanissima e piena di vita, amante dell'arte, piena di progetti e passioni, viene obbligata dalla situazione in cui vive ad abbandonare la scuola. Una famiglia violenta alle spalle, un ostaggio senza alcuna voce in capitolo, un cambio identità, una vita in fuga. Lei si preoccupa per tutti, sacrifici fatti solo per tentare di salvare suo fratello, ma il suo unico sogno è quello di fuggire lontano da quel luogo malato. Era sicura che una volta ottenuta la libertà che tanto desiderava, le cose sarebbero migliorate. Il cambio identità le avrebbe dato una nuova vita, una seconda possibilità, una rinascita. Che effetto si prova nel sentirsi liberi? In una stagione molto fredda, Lena non pensava di incontrare Danny, un ragazzo moro dagli occhi verdi ricoperto di tatuaggi che studia recitazione teatrale poco distante dalla casa di Lena. Attratto dalle follie, dalla bellezza e dal disordine della vita di Lena, dimentica di guardarla dentro, diventando così il cuore dei suoi problemi. Sbagli, segreti, bugie, ossessioni ed un profondo disperato bisogno l'uno dell'altro. Lena crede di non meritare il privilegio di un amore sano, si convince di avere l'animo condannato e decide di racchiudere tutta la verità nelle pagine del suo diario, pur di non mostrare le sue insicurezze. Nel momento in cui il passato
trattati dei temi molto forti, ma tramite la scrittura di Valentine, così delicata, riesci ad entrare al 100% nella storia, immedesimandoti nella protagonista. E vi giuro, raga, vi giuro che da quando ho iniziato a leggere questo libro fino all'ultima pagina ho avuto la pelle d'oca, i brividi, gli occhi lucidi, come se stessi vivendo le cose che ha vissuto la protagonista, appunto Lena. Come ho detto prima, appunto, vengono trattati dei temi molto particolari e molto difficili, ok? Però secondo me questo libro merita tantissimo, merita di avere un posticino nel vostro cuore, merita di avere un posticino nella vostra libreria e merita di essere nelle vostre mani. Vi giuro, mi è piaciuto tantissimo. Calcolate che l'avrei tranquillamente letto in un giorno, solo che con le tempistiche tra video, live eccetera non sono riuscita, e quindi l'ho tipo iniziato il 18 e finito il 19, per farvi capire, quindi luglio. Ovviamente io non so quando vedrete questo video, però è per dirvi che ti tiene così tanto incollata alle pagine che tu dici, magari perché è un libricino piccolo, ma raga, è un libricino piccolo pieno di vita, di emozioni contrastanti. Siete felici, poi tristi, poi arrabbiati. Veramente, raga, io vi consiglio di leggerlo perché merita tantissimo. E come ho detto prima, appunto, Valentine secondo me è una ragazza davvero fantastica e merita molto 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 di più, davvero. È una scrittrice magica, veramente. Cioè, questo libro è come se mi avesse fatto uscire da un mondo e mi avesse fatto entrare in un altro. Non migliore, non migliore, perché ripeto, i temi trattati in questo libro sono molto forti. Però allo stesso tempo, da un lato mi sembrava di essere appunto Lena la protagonista, dall'altro mi sentivo come tipo in dovere di proteggerla. Quindi tipo mi immaginavo dall'alto che guardavo Lena e seguivo ogni suo pensiero, ogni suo passaggio, ogni suo movimento e cercavo di proteggerla. Quindi vi giuro, è stato tipo un viaggio spettacolare. Ed infatti mi è dispiaciuto finirlo così subito, ve lo giuro, raga. Se magari una persona che lo legge si ritrova purtroppo
nelle pagine di questo libro può sentirsi magari capita e appunto può trovare della motivazione tra le parole di Valentine. Vi giuro raga, io sono un sacco emozionata, infatti perdonatemi anche, non lo so, per la qualità di questo video o boh, ma non mi ero preparata a niente, l'ho finito giusto un'oretta fa e ho detto oggi voglio registrare il video così come viene viene, voglio che sia il più spontaneo possibile nonostante tutti i miei già lo siano, però comunque per le recensioni generalmente appunto faccio prima le parti in cui leggo e tutto quanto, magari faccio tagli, qua nessun taglio, tutto così, tutto uscito dal cuore, non voglio che ci siano tagli, non voglio che ci sia nulla di nulla, quindi spero che vi piaccia lo stesso, fatemelo sapere sotto nei commenti, aspetto anche il parere di Valentine su questo contenuto per il suo libro perché ci tenevo un sacco. E niente, vi invito nuovamente a farmi un giro sul suo profilo e a comprare questo libro perché non ve ne pentirete, ve lo prometto. Parola di Jess. E niente, io ringrazio ancora infinitamente, la ringrazierò, Valentine, per questa opportunità che mi ha dato, per questa collaborazione, ne sono veramente onorata. Io vi mando e ti mando tantissimi mega bacioni, vi auguro una buona e stupenda notte e ci vediamo alla prossima, ok?